Ben ritrovati a tutti quanti. Quest'oggi voglio proporre una ricetta tradizionale ma non toscana del Friuli Venezia Giulia, più da parte delle Giulie, se no poi mi brontolano. Questa ricetta me l'ha data un amico che mi è venuto a trovare quest'estate, Massimo, gli mando un bel bacione a lui e alla sua moglie. Mi hanno fatto questa sorpresa di venire a Livorno, di portarmi, di farmi assaggiare questo prodotto, questa ricetta che è la iota. Non so, per chi non lo sapesse, è roba di vicino Monfalcone, quei posti lassù fra Venezia e Trieste, una roba veramente sublime secondo me, e oggi l'ho potuta riproporre perché lui mi ha mandato un alimento molto importante che qui non si trova. Ma andiamo a vedere gli ingredienti per questa iota. Allora, per fare questa iota, che sarebbe praticamente una zuppa, ci vuole 4-5 spicchi d'aglio, 2 foglie d'alloro, 4 patate tagliate a cubetti piccoli, un paio d'etti di fagioli rossi secchi che io ho già precedentemente ammollato. Poi ci vuole gli ingredienti che mi ha spedito direttamente da Monfalcone questo baldo giovane, ossia 2 salsicce di cragno, sarebbe la salsiccia fresca affumicata. Da noi non usa farla e allora lui me l'ha mandato. Potete sostituire con delle costine di maiale sempre affumicate, se no non si può fare questa ricetta. Così mi disse lui e così vi dica a voi. Poi ci vuole 2 cucchiai di farina, 000, quello vi pare a voi, circa una 60 di grammi di strutto, che non sarebbe altro che il grasso del maiale lavorato. Quando lavorano il maiale ci esce lo strutto e questo è buono anche per friggere, però noi in Toscana non si usa quasi mai perché abbiamo l'olio, ecco perché oggi è proprio tutto strano. Poi ci vorrà circa 700 grammi di crauti praticamente. Lui lo chiama cavolo cappuccio acido, che sarebbero i famosi crauti. Questi l'ho presi qui a Livorno, c'è una botteghina di dei rumeni. Mi sono andato lì perché sapevo al 100% che ci sarebbe stato un prodotto di alta qualità. Se no, comprateveli in scatola, vanno bene uguali, mi diceva lui. Se no, ve le fate per conto vostro e questa ricetta, questa soluzione la farò prima o poi. Poi ci vorrà un po' di brodo vegetale, sale e pepe quanto basta e anche l'olio di vello buono noi ci si mette. Infine, a crudo ci starà alla grande, mi diceva anche lui. La prima cosa da fare sarà quella di mettere i fagioli a cucinare. Dopo averli sciacquati a modino dall'acqua di rinvenimento, se volete ve le potete preparare prima i fagioli, aggiungere 2 foglie d'alloro, il brodo vegetale che vi siete preparati prima e accendiamo la fiamma. Tappiamo, portiamo a ebollizione, appena inizierà a bollire abbassiamo al minimo della fiamma. Il minimo della fiamma, come vi ho insegnato già tante volte, non è la fiammellina piccina, ma è proprio l'inizio del gas. Da qui lo dovete praticamente mettere quasi che si spenga, va bene? Quello è il vero minimo del gas per avere una cottura dei fagioli omogenea e che non si dovrebbero spaccare. Non si dovrebbero, però non tutte le ciambelle riescano col buco, cara Andrea. Fatto questo lavoro qua, prendete 2 spicchi d'aglio, li schiacciate e le mettete dentro un bel tegame dove ci cuoceremo poi tutta la zuppa, che è un tegame bello capiente, se ci avete di coccio è meglio. Noi di coccio si era ordinato ma ci hanno portato, c'era le briciole del coccio, finché niente coccio utilizzeremo un tegame d'alluminio, dove metteremo quasi tutto lo strutto. Da me è bello, Andrea, vi ci vuole il cucchiaio. Vi ci vuole il cucchiaio, sì, sembra vaniglia. Sembra vaniglia ma non gli ognio. Un pochino ve la servate perché dovremo utilizzarlo dopo. Accendiamo la fiamma, ci andiamo ad aggiungere 2 spicchi d'aglio che dovranno ben rosolare dentro lo strutto. Mi raccomando, lo strutto non mettete subito al massimo la fiamma perché vi si brucia e fa anche male lo strutto bruciato. Sì, che lo mettiamo medio basso per far sciogliere bene lo strutto e far imbiondire a modino i nostri agli. Rigirateli l'agli, vedete, iniziano a prendere un bel colorino sul marroncino, sono quasi pronti. Mettete al minimo, schiacciate bene che rilascino proprio il profumo dell'aglio dentro lo strutto.
che ormai si è strutto. È un pelo che è strutto. Quando si stanno proprio per bruciare, levateli, se no vi ritocca rifà tutto. Benissimo, una cosa è fatta, ci andiamo ad aggiungere i nostri crauti o cavolo cappuccio, lo fanno in tante maniere, c'è chi lo fa con la verza, c'è chi lo fa col cavolo cappuccio, noi abbiamo questi qui, vanno benissimo. Non sono cose che in Toscana vengano utilizzate molto, anche il crauto difficilmente si trova. Andai a Vienna, mi fecero un piatto con lo stinco, tutto cavoli, questo a crauti, mi ci rifeci per 2 giorni. Naturalmente i crauti devono essere tagliati belli fini, se le fate voi, a Julien, se comprate quelli già fatti, sono già tagliati belli fini. Bene, portiamo il fuoco al massimo perché dovremo tappare i nostri crauti con dell'acqua, proprio raso raso al crauto. Vedete? In questa maniera qua, che siano coperti ma proprio al limite. Tagliamo, pepiamo e tappiamo. I fagioli bollano qua, la vado a mettere al minimo come vi ho detto. Ecco, questo è il minimo. Vedete, non sono andato sulla freccettina più piccola, ma sono andato verso la chiusura del gas. Infatti mi si è spento. Che non è facile trovare il punto giusto. Tappo i fagioli, che dovranno bollire così per almeno una 50ina di minuti. Naturalmente anche i nostri crauti dovranno cuocere piano 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 per una mezz'oretta. Appena preso il bollore io ho scoperchiato i crauti e li ho fatti asciugare bene. Passata una mezz'oretta dovrà diventarvi così praticamente la situazione. Vedete, è bello asciutto, ha ritirato tutto. Andiamo a spengere e ora c'è solo da aspettare che i nostri fagioli siano pronti. Mentre i nostri fagioli stanno per finire la cottura, vado a tagliare la nostra salsiccia o le costine in maniera in piccoli morsicini che possiamo degustare mentre mangiamo questa zuppa. Lo vado a buttare la nostra salsiccia dentro l'acqua dei fagioli, così. Sempre a fuoco moderato, dovrà cuocere circa 10 minuti, un quarto d'ora. Passato un quarto d'ora ci buttate anche le patate, tocchettini piccoli, va bene? Ci aggiungiamo un po' di sale, tanto ora i fagioli sono cotti, la pelle non si dovrebbe più levare, un po' di pepe anche qua. Alziamo per far prendere il bollore, appena prende il bollore riabbassiamo quasi al minimo, tappando naturalmente, e facciamo cucinare così le patate per un quarto d'ora, 20 minuti. Abbiamo finito di bollire le patate, sono pronte per essere passate dentro un bel passaverdure. Se non avete voglia prendete il frullino a immersione e lo fate, ma così secondo me viene molto meglio. Naturalmente dobbiamo levare le salsicce, i pezzi di salsiccia non le macinate, che ve lo dica fa. Le mettete direttamente dentro i crauti e metà delle patate e dei fagioli vengano passate nel setaccio. Se vedete che è troppo secco basterà aggiungerci un po' di brodo, Guardate che bellezza, la vado a mescolare con i crauti e ci vado a rovesciare il resto di questa bontà. Cioè, qui c'è roba, non si butta via nulla, anche le gocce. Allora, la mia è venuta un po' più scurina, ma vi dico perché non dovrebbe essere così scura. Io ho usato dei fagioli rossi di Lucca. E tingono quei fagioli lì, eh? E non lo so come mai, ma noi siamo, ci sa più rosso tutto. Nel cuore, l'occhio, gli occhiali, il grembiale e anche i fagioli. Guardate che bellezza, è venuta proprio una bella crema. Ultimo tocco, prima di portarla a tavola, naturalmente la teniamo in caldo. Ve lo ricordate, no? Che vi siamo avanzato un gocciolino di lardo, no? Cosa dobbiamo fare? Lo mettiamo in una padellina, lo facciamo andare. Questo bisogna far così col dito, se no la pelle è staccato. Nel frattempo che si scioglie tutto, schiacciate 2 agli e mettetela a rosolare. Al minimo, naturalmente, questa operazione, se no vi si brucia solo l'aglio, brucia anche il grassino e non va bene. Quando ha rosolato bene, vedete, è diventato marroncino, lo andiamo a togliere e prendete quei 2 cucchiai di farina, ma io direi anche 1 basta perché la vedo già bella cremosa, ce le rovesciate dentro piano e con una frustina amalgamate senza far venire i grumi. Poco alla volta sciogliete bene la farina, dovrà quasi tostare la nostra farina.
Senti l'odore, Andre, di tostatura di farina insieme al lardo. Sento il lardo tanto, anche la farina, ora si inizia a sentire anche la farina. Bene, dobbiamo sciogliere senza creare grumi. A questo punto mettiamola dentro la nostra chiota. La rovesciamo, la sentite? E mescoliamo velocemente. A fare una bella cremina. Fuoco sempre al minimo. Sempre al minimo, Andre. Qui ce n'è rimasto un fottio. Un fottio sarebbe un'unità di misura livornese per dire tanto. Ora cosa c'è da fare? C'è solo una cosa da fare. Assaggiare se va bene di sale e pepe. Buona, buona. Un pochino di sale e un po' di pepe però ci va, pochino pochino. Anche la tostatura della farina si sente, una cosa, me lo ricordavo, un sapore strano, ecco cos'era. Allora, questa ricetta volevo dirvi che è quella che mi ha dato lui, non è sicuramente l'originale, ci saranno altre maniere per farla con altri ingredienti. Questa è la ricetta di Massimo della loro famiglia, me l'ha fatta mangiare, io ne sono innamorato e ve l'ho riproposta. E ora si serve. E naturalmente, dato che è una ricetta antica, sicuramente veniva servita dentro un coccio e noi la serviremo dentro il coccio. Vedete, più che una minestra, è una bella crema questa di Andre. Cosa c'è da farci? Sicuramente bisogna metterci un paio di pezzetti di... ciccia. Ecco, va bene, fagioli ce n'hanno, patate pure, crauti assai, un filino di olio a crudo di quello del mio amico number one di... questo è l'olio velo number one di Siena, poi fra poco vi faccio vedere anche l'olio esagerato del mio amico Di Vinci, dove sai c'è nato uno storto, un certo Leonardo da Vinci, quello ha cambiato quasi il pensiero del mondo, no? Tra l'altro, per chi l'avesse ancora visti, su Super Green... Cosa c'è? C'è il bocca che vi presenta la produzione dell'olio, come si fa l'olio. È vero. La raccolta, Alla frangitura. Allora, per chi non l'avesse ancora visto, vi consiglio di andare a vedere perché è un bel... No, perché ci sono io, perché faccio... Però è un bel video proprio vedere l'olio quando esce per colore lì che è... Con il nostro amico Ernesto che fra poco, fra l'altro, bisognerà andare a trovare perché sì. Nel tempo cioè, le verdurine buone vanno prese. Sì, sì, se ci fanno uscire dalla provincia, sì, ci fanno uscire a noi, t'hanno visto a te. A me. Che dire, credo che sia un piatto veramente d'altri tempi con roba del territorio delle Venezie Giulie. Sicuramente questa è una ricetta che deriva anche dalla Slovenia, Andrea. Te lo posso garantire perché mi sono un attimo informato, d'altronde prima Trieste era lì, prima Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico, la Slovenia faceva parte dell'impero austro-ungarico e come il goulash che è venuto dall'est, anche questa ricetta sarà sicuramente... Ha avuto delle influenze sicuramente. Sì, Trieste è una delle città come Livorno, è molto melting pot, no? C'è un sacco di rigiri. A parte la provenienza, andiamo ad assaggiarla, vedrai meglio, Andre. Ma vado ad assaggiare, dato che ci sono, guarda, mi piglio anche una pezzettina di sasic. Piccolino. E là. Il morsino è stato moderato. Il sapore è un po' meno, probabilmente, Risveglia sapori antichi. Noi non siamo molto, dalle mie parti l'affumicato non è che si mangia il salmone affumicato, ma questa è veramente una bontà. A chi piacciono crauti vi consiglio di farla perché è veramente particolare, ma buona, bella calda a bollore con questi popoli freddi, ci fa solo bene. Che dire, mando un bacione a tutti quanti ricordandovi ancora una volta di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di condividere, di mandarmi messaggi che vi rispondo. E saluto anche Massimo e la sua moglie che sono stati tanto gentili con me. Alla prossima!